Sedicesima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme, fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Commento al Vangelo della domenica di Papa Francesco. Tra le parabole presenti nel Vangelo di oggi ce n'è una piuttosto complessa. Si tratta della parabola del buon grano e della zizzania, che affronta il problema del male nel mondo e mette in risalto la pazienza di Dio. La scena si svolge in un campo dove il padrone semina il grano, ma una notte arriva il nemico e semina la zizzania. Il termine ebraico deriva dalla stessa radice del nome Satana, richiamando il concetto di divisione. Tutti sappiamo che il demonio è uno zizzaniatore, colui che cerca sempre di dividere le persone, le famiglie, le nazioni e i popoli. I servitori vorrebbero subito strappare l'erba cattiva, ma il padrone lo impedisce con questa motivazione: perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Infatti, quando cresce, la zizzania assomiglia molto al grano buono e vi è il pericolo che si confondano. L'insegnamento della parabola è duplice. Anzitutto, dice che il male che c'è nel mondo non proviene da Dio, ma dal nemico, il maligno. È curioso, il nemico va di notte a seminare la zizzania, nel buio, nella confusione. Lui va dove non c'è luce per seminare la zizzania ed è astuto. Ha seminato il male in mezzo al bene, così che è impossibile a noi uomini separarli nettamente, ma Dio alla fine potrà farlo. E qui veniamo al secondo tema, la contrapposizione tra l'impazienza dei servi e la paziente attesa del proprietario del campo, che rappresenta Dio. Noi a volte abbiamo una gran fretta di giudicare, classificare, mettere di qua i buoni e di là i cattivi. Dio invece sa aspettare. Egli guarda nel campo della vita di ogni persona con pazienza e misericordia. Vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia che maturino. Dio è paziente, sa aspettare. Che bello questo! Il nostro Dio è un padre paziente, che ci aspetta sempre e ci aspetta con il cuore in mano per accoglierci, per perdonarci. Egli sempre ci perdona se andiamo da Lui. L'atteggiamento del padrone è quello della speranza fondata sulla certezza che il male non ha né la prima né l'ultima parola. Ed è grazie a questa paziente speranza di Dio che la stessa zizzania, cioè il cuore cattivo con tanti peccati, alla fine può diventare buon grano. Ma attenzione, la pazienza evangelica non è indifferenza al male, non si può fare confusione tra bene e male.
Di fronte alla tizzania presente nel mondo, il discepolo del Signore è chiamato a imitare la pazienza di Dio, alimentare la speranza con il sostegno di una incontrollabile fiducia nella vittoria finale del bene, cioè di Dio. Siamo chiamati a imparare i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi, e anche lo sguardo di Dio. Grazie all'influsso benefico di una trepidante attesa, ciò che era zizzania o sembrava zizzania può diventare un prodotto buono. È la realtà della conversione, è la prospettiva della speranza. Alla fine, infatti, il male sarà tolto ed eliminato. Al tempo della mietitura, cioè del giudizio, i mietitori separeranno la zizzania per bruciarla. In quel giorno il giudice sarà Gesù, colui che ha seminato il buon grano nel mondo, che è diventato lui stesso, chicco di grano, ed è morto ed è risorto. Alla fine saremo tutti giudicati con lo stesso metro con cui abbiamo giudicato. La misericordia che avremo usato verso gli altri sarà usata anche con noi. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a crescere nella pazienza, nella speranza e nella misericordia con tutti i fratelli, ma soprattutto chiediamole di imparare a confidare nell'azione di Dio che feconda la storia.